Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi, dopo tanto tempo, video dai toni noir, dai toni macabri. Non ne pubblicavo da un po' perché sono video comunque che richiedono una preparazione da parte mia un po' più lunga e quindi stavo andando un pochino a rilento con questo genere. Però oggi, mentre facevo le mie ricerche, navigavo sui miei soliti siti oscuri, mi è successa una cosa particolare perché mi sono imbattuta in una storia che apparentemente non ha niente di particolare perché è la solita storia della bambola maledetta, quindi niente di che. Però questa volta ha avuto un effetto particolare su di me perché mi sono successe delle cose che di solito non mi succedono mai e io sono abituata comunque a leggere cose di questo genere perché spesso faccio ricerche di questo tipo, quindi mi ha un pochino sorpreso la mia reazione e ho pensato quindi di farci un video e di raccontarvi la storia della bambola, ma di raccontarvi anche quello che è successo a me mentre leggevo la storia della bambola. Andiamo con ordine. Questa bambola si chiama Mandy, è famosa in Nord America ed è attualmente custodita in un museo canadese. Si trova in questo museo dal 1991, quando una donna si è recata al museo con la bambola e ha dichiarato di volersene liberare a tutti i costi, non voleva più avere nulla a che fare con la bambola. Però il museo all'inizio non era tanto propenso, diciamo, ad accogliere questa bambola perché si è presentata in condizioni veramente disastrose. Aveva il viso tutto pieno di venature, tutto pieno di crepe, il corpo spezzato, i vestiti strappati e sporchi e quindi insomma non è che volessero proprio un pezzo di questo tipo all'interno del loro museo. Però la donna aveva raccontato che da quando era entrata in possesso della bambola in casa sua si erano verificati degli eventi strani e inspiegabili, soprattutto uno in particolare. Nel cuore della notte la donna veniva svegliata di soprassalto dal pianto di un bambino che proveniva dal piano terra della sua abitazione. Quindi ogni notte puntualmente si recava al piano terra e non trovava nessuno, se non una finestra aperta con la tenda spostata, e lei era sicurissima di aver chiuso quella finestra e di aver lasciato la tenda dritta sul vetro e non spostata da una parte. Quindi la prima volta ha pensato di essersene dimenticata, ha pensato ad una distrazione, poi ha cominciato a farci caso e puntualmente ogni notte si verificava la stessa storia. Quindi stanca, stressata e comunque anche disturbata dal fatto di non riuscire a riposare bene, ha collegato questo evento alla presenza della bambola e ha voluto appunto liberarsene consegnandola a questo museo. E da quando appunto la bambola è uscita dalla casa di questa donna, questi eventi non si sono mai più verificati. Il museo comunque ha accolto la bambola e l'ha messa all'interno di una, diciamo, di una bacheca con altre bambole all'ingresso del museo. E da quel giorno anche all'interno del museo si sono verificati degli eventi un po' particolari, diciamo. La cucina del museo aveva un frigorifero con del cibo all'interno. E hanno cominciato a notare che il cibo spariva e veniva ritrovato poi dopo giorni o settimane all'interno dei cassetti. Ovviamente il cibo era marcito, quindi con tutti i disguidi che può comportare una cosa del genere. Poi sentivano spesso dei passi anche quando nei dintorni non c'era nessuno. Cominciavano a sparire delle penne, delle fotografie, cominciavano a sparire dei libri. E all'inizio diciamo che pensavano a dei furti, dei comuni furti, però poi in realtà hanno pensato che prima dell'arrivo della bambola quelle cose non si erano mai verificate, quindi hanno cominciato a sospettare che fosse la presenza della bambola a causare appunto tutti questi avvenimenti strani. Allora hanno deciso di spostare la bambola e di metterla all'interno di una teca tutta sua. Però anche all'interno della teca non sono comunque mancati gli avvenimenti strani. Innanzitutto questa bambola ha un viso di porcellana tutto venato con delle crepe, ma ha una particolarità: ha dipinto sul volto un sorriso strano, inquietante e sinistro, che a quanto pare attira tantissimo molte persone, perché i turisti che andavano in questo museo si sentivano molto attratti dal viso di questa bambola, quindi cominciavano ad osservarla, ne rimanevano in qualche modo catturati. E alcune persone addirittura hanno sostenuto di aver avuto dei cambiamenti significativi all'interno della loro vita dopo aver osservato la bambola. Alcuni dichiaravano semplicemente di aver avuto dei malfunzionamenti alle loro videocamere o fotocamere quando tentavano di fare delle riprese alla bambola.
Altre persone hanno dichiarato di sentirsi osservate dalla bambola, alcuni l'hanno vista muovere gli occhi o sbattere le palpebre. Quindi, insomma, tutti eventi inspiegabili, eventi particolari che hanno ovviamente attirato l'attenzione degli operatori dell'occulto, degli studiosi del paranormale, l'hanno esaminata e hanno rilevato la presenza di energia negativa e di poteri paranormali dovuti al passato oscuro di questa bambola, che però resta ignoto tutt'oggi perché nessuno è riuscito a ricostruire questo passato. L'unica cosa che si è capita è che comunque la sua origine dovrebbe essere più o meno tra la metà del 1800 e la fine del 1800, però a parte questo nessuno è riuscito appunto a capire da dove arriva questa bambola, chi l'ha posseduta prima della donna che l'ha donata al museo, che cosa è successo e soprattutto perché presenta sul viso tutte quelle venature, tutte quelle crepe. E questa è la storia della bambola, quindi ovviamente può essere una leggenda, può essere che ci sia qualcosa di vero, come al solito io lascio a voi l'opinione, lascio decidere a voi se crederci o no. Però adesso devo raccontarvi quello che è successo a me. Io mentre leggevo la storia di questa bambola ho avuto una sensazione strana perché mi sono venuti dei brividi lungo la schiena ed è una cosa che non mi succede mai perché io non sono una persona che si suggestiona facilmente, quindi mi capita spesso di leggere delle storie horror, delle storie comunque paranormali, delle storie inquietanti e vi assicuro che non mi è mai successo. Invece questa volta io sentivo proprio i brividi che mi salivano lungo la schiena ed è stato un po' inquietante come cosa. Insomma, e un'altra cosa che mi è successa è che io stavo leggendo la storia di questa bambola e su questa pagina web c'erano delle foto, in particolare ce n'era una che ritraeva appunto il primo piano del suo viso. È una foto che vi ho già fatto vedere all'interno del video, ma ve la faccio di nuovo vedere. Si tratta di questa foto, era a lato della pagina e io non sono assolutamente riuscita a guardare l'immagine di questa bambola. Quindi praticamente cercavo di guardarla perché volevo comunque fare un video più approfondito possibile, quindi anche farvi una descrizione di come appare la bambola. Ma nel momento in cui giravo lo sguardo verso questa foto, automaticamente mi si spostava contro, cioè dalla parte opposta, diciamo, sul testo anziché sulla foto, perché io non riuscivo proprio fisicamente a tenere lo sguardo fermo sulla bambola. A me una cosa del genere, vi assicuro che non è mai successo, probabilmente anche se sono una persona che non si suggestiona, questa volta evidentemente qualcosa mi avrà suggestionato, non lo so. Però, insomma, questo è quello che è successo a me. Io lascio a voi i commenti, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.